Adesso andiamo a seguire, prima di salutare i nostri amici che ci hanno seguito da casa in tutte queste ore, l'ultimo incontro che veramente deve essere una chicca della lotta mondiale. Sì, diciamo la ciliegina sulla torta di questa giornata. Vediamo che l'atleta rosso, con la grande esperienza, mantiene il centro del tappeto e l'atleta blu prova. Sì, datevi da fare, ma secondo me non ha. Ecco un'entrata dell'atleta blu, vediamo come va a finire. Vediamo se è bravo a raggiungere due punti, vediamo, e conquista i due punti, bravissimo. Tra l'altro devo dire, in questa finale un pubblico veramente silenzioso e attento, siamo veramente nel pieno di questo palazzetto di Sassari, questo, come ha detto prima, a denotare veramente la grande qualità, e Vincenzo Pirota riesce a portare anche tanta. Ecco l'entrata, un'entrata bellissima dell'atleta, proprio fulmine, dell'atleta rosso, dell'atleta indiano, ma il tedesco comunque non si dà per vinto. Ecco, da terra non si deve far dominare, perché questo indiano è pericoloso da terra, e vediamo che viene due ribaltato punti. Due punti con un'azione che si chiama rotolamento. Ecco, vediamo un altro rotolamento dall'altra parte, altri due punti, e siamo 5-2. No, 6-2. 6-2. Quindi la reazione dell'indiano è stata immediata. Ecco. Diciamo che ha voluto mettere i puntini sulle i, aveva detto. ora faccio capire un attimo chi è il campione. Da ora in poi sicuramente l'incontro si accende, perché ho già visto. Com'è la situazione? 6-2, Fabrizio, ti sei distratto un attimo, ma non tantissimo. 5 secondi ha preso 6 punti. Ha preso 6 punti. Dicevo al mio collega che secondo me ha voluto mettere i puntini sulle i, ha voluto dire, far vedere alla gente che a dire quando è l'ora, chiudiamo, certo. Sai cosa ti voglio dire? Dimmi. Mi decido eventualmente di mettere su una squadra di lotta, chiedo se si ferma un attimo l'indiano, sicuramente riuscirei, no? Sì, sicuramente qualche risultatino a casa te lo porti. E adesso sappiamo anche come scegliere. Dopo la classifica finale, ha ragione il maestro Pirotto, che chiaramente abbiamo coinvolto oggi qua con noi tutto il giorno, e ci ha dato veramente tante ore della sua esperienza acquisita sia sul campo di gara. Abbiamo ricordato stamattina, il maestro Pirotto è stato per tanti anni in nazionale, non diciamo le medaglie che ha vinto ai campionati italiani, ha partecipato con la nazionale europea e mondiale, insomma abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi per tutto il giorno a commentare, naturalmente insieme a Pietro Piscitelli, che anche lui ha un palmarès ricco, come abbiamo detto stamattina, questa giornata intensa. Ma aggiorniamoci un attimo, Pietro, è successo qualcosa? Ora i punti sono diventati 7. Il pubblico ha mormorato, perché pensavano diciamo che l'atleta rosso avesse fatto male volontariamente all'atleta blu. Credo che non ne abbia proprio bisogno. E comunque guardate come si muovono, come si muovono, è impressionante. Devo notare comunque che l'affluenza di pubblico è enorme, il palazzetto è pieno, è un appuntamento. Ora non abbiamo la possibilità di farvi vedere gli spalti, però vi assicuriamo che il calore delle persone si sente. Poi, come ha detto prima, molto attento. Molto attento. Come la competizione, applaude al momento giusto, ma fischia anche al momento giusto. Ma questo è il bello del tifo, il bello anche del tifo rispettato, perché è molto importante che il tifo sia rispettato, perché ormai lo sport. Ecco, scusami Fabrizio, un'altra entrata del bravo, è stato bravissimo il tedesco a difendere. Un vero peccato che non sia stata premiata, l'azione non è stata premiata con dei punti, perché poi di fatto il tedesco ha prontamente bloccato l'azione.
Ecco, l'arbitro dice che l'atleta rosso deve fare movimento, ma più di questo, cosa può fare, maestro? Siamo 6-2 per l'atleta rosso. Ora vediamo, secondo me l'arbitro vuole diventare un po' protagonista dell'incontro e quindi interviene anche forse un po' a sproposito, no? Certo. Ecco, vedete l'intreccio. Però è pericolosa questa azione, sul viso. Ma vedete, ha accusato il tedesco? Sì, ha accusato, ma io credo che non sia totalmente scorretto, anche perché ricordiamo al pubblico la parte superiore, cioè la testa, con un braccio solo si può prendere. Certo. È chiaro che quando il tuo braccio ne sembrano che sono due, è un problema. Se guardiamo l'indiano, forse è quello che ha danneggiato il tedesco. Però mi sembrava, a parte tutto, mi sembrava tutto corretto. Ecco. Sì, sì. Magari dolorosa come azione, come cosa, però nella legalità, ecco. Ecco di nuovo un'entrata dell'atleta col costume rosso, la difesa da parte del tedesco. Ecco, nulla di fatto, bello da vedere, ma diciamo di prodotto un'azione. Comunque il bello della lotta è quello, vedere due persone che si muovono. Riuscire a eliminare all'ultimo istante anche. È la prima volta, si vede allontanare. Ah no, c'erano due che gridano, dice giustamente l'arbitro. Suggerire non si può, no al regolamento dice che all'angolo solo nei 30 secondi possono essere in più di uno, perché magari uno gli parla, l'altro massaggia e va bene, ma durante l'incontro solo un allenatore all'angolo, e deve avere la divisa ginnica del proprio paese. Uno viene giustamente allontanato. Sì, ora per esempio la differenza nel judo è che la divisa deve essere quella ufficiale, in giacca e cravatta. La cravatta della nazione, o del club. Due punti da parte dell'atleta. Io credo che siamo sul 10-2. 10-2, vedi? Bravo, sì. Maestro, sì. 10-2. Sì, io penso che l'incontro si concluda con questo punteggio. Mancano pochi secondi alla fine del match. Comunque ho apprezzato il tedesco. Sì, mi è piaciuto. Anche se magari a volte non si dice, però quando sai chi incontri è difficile affrontare a testa alta. Un incontro che meritava, ecco. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I want a dream come true. I love you so, I can't let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile.